sia f una funzione da a ad r e sia x con 0 un punto di a, quindi un punto del dominio della funzione. Il punto x con 0 si dice punto di massimo assoluto per la funzione f se f di x è minore o uguale a f di x con 0 per ogni x appartenente ad a. Questo vuole dire che x con 0 è un punto di massimo assoluto se la quota raggiunta dalla funzione nel punto x con 0, quindi se il valore che la funzione assume in x con 0 è maggiore oppure uguale al valore che la funzione assume in ogni punto del suo dominio. Il punto x con 0 si dice invece di minimo assoluto per f se f di x è maggiore o uguale a f di x con 0 per ogni x appartenente ad a, cioè se il valore assunto dalla funzione nel punto x con 0 è minore oppure uguale al valore che la funzione assume in ogni punto del dominio. Graficamente il massimo e il minimo assoluto rappresentano il punto più alto e più basso di una funzione. Ad esempio, prendiamo una funzione definita in R. Questa funzione presenta un punto di massimo assoluto in x con 0. F di x con 0 è il massimo assoluto della funzione che è assunto nel punto x con 0. Infatti f di x con 0 è maggiore o uguale del valore che la funzione assume in ogni altro punto e quindi per ogni x appartenente ad a. Allora, ad esempio, abbiamo questo caso che più o meno qui x con 0 è un punto di minimo assoluto, il dominio è tutto R, il valore assunto dalla funzione x con 0 è f di x con 0, questo è un punto di minimo assoluto, il che vuol dire che f di x con 0 è minore o uguale a f di x per ogni x appartenente ad a. Attenzione che la definizione ammette anche l'uguaglianza, quindi prendiamo una funzione di questo tipo, funzione crescente fino ad un certo punto, poi costante e poi decrescente. Allora, noi abbiamo che questo punto x con 0 è un punto di massimo assoluto. Perché? Perché è soddisfatta la condizione f di x con 0 maggiore o uguale ad f di x per ogni x appartenente ad a. A è il dominio della funzione, in questo caso assumiamo che sia tutto R, e effettivamente il valore che la funzione assume in x con 0 è questo valore f di x con 0 che è o maggiore oppure uguale, è maggiore di tutti gli f di x che stanno a sinistra di questo punto che chiamiamo A ed è maggiore di tutti i punti assunti dalla funzione a destra di B. Tra A e B abbiamo che la funzione è costante. I punti di questo segmento hanno come ordinata il massimo assoluto della funzione, perché anche per x uguale a 1, ecco qua, supponiamo che x uguale, di indicare
con x uguale a 1. A questo punto abbiamo che f di x con 1 coincide con f di x con 0. Abbiamo f di x con 1 e si ha f di x con 1 è maggiore oppure uguale a f di x per ogni x appartenente ad A. Quindi tutti i punti dell'intervallo AB hanno un'ordinata che è il massimo assoluto della funzione. E analogamente potremmo avere la situazione in cui abbiamo tanti punti di minimo assoluto. Ecco, in questo caso, se guardiamo questa nuova funzione, è una funzione che decresce fino ad un certo punto, poi è costante e poi torna a crescere. Quindi tutti i punti che giacciono su questo segmento presentano una quota costante che è il minimo assoluto della funzione. Quindi avremo x con 0 che è un punto di minimo, x con 1 che è un punto di minimo, avremo infiniti punti di minimo, avremo tanti, in particolare infiniti punti di minimo. Perché? Perché vale f di x con 0 è minore o uguale ad f di x per ogni x appartenente ad A, dove A indica il dominio. E lo stesso con x con 1, f di x con 1 è minore oppure uguale a f di x per ogni x appartenente ad A. E così via per tutti i punti appartenenti al segmento. Sono tutti punti di minimo. Dal punto di vista insiemistico, possiamo dire che il massimo assoluto di una funzione, lo indichiamo con m grande, è il massimo dell'insieme immagine, cioè dell'insieme f di A. E possiamo indicarlo in modo più formale, in questo modo: m appartiene all'insieme immagine, è maggiore o uguale di tutti gli elementi dell'insieme immagine, e si chiama massimo. Quindi se x con 0 è un punto di massimo assoluto e f di x con 0 è un massimo assoluto, allora avremo f di x con 0 che appartiene appunto all'insieme immagine e abbiamo f di x con 0 maggiore o uguale a b per ogni b, per ogni elemento appartenente all'insieme immagine. Prendiamo il segmento AB e supponiamo che il dominio sia appunto questo intervallo AB. Prendiamo l'intervallo AB. Immaginiamo che la funzione sia fatta in questo modo. Abbiamo un insieme immagine, abbiamo un insieme delle immagini che è dato da m piccolo, dove m piccolo indica il minimo assoluto della funzione, e m grande che rappresenta il massimo assoluto della funzione. Questo intervallo che contrassegno in verde rappresenta l'immagine di A. Intervallo m piccolo m grande.
M grande è il massimo di questo insieme, F di A. M piccolo è il minimo. M grande è assunto in un certo punto, in questo caso particolare è assunto nel punto 0, ma in ogni caso supponiamo che di chiamare x con 0 il punto di massimo assoluto. E per definizione di massimo di un insieme, questo f di x con 0, questo m, appartiene all'insieme immagine ed è tale che f di x con 0 è maggiore o uguale a qualsiasi elemento b dell'insieme immagine. Quindi questa definizione è analoga a quella che abbiamo visto prima. Per quanto riguarda il minimo assoluto, abbiamo una situazione simmetrica, il minimo assoluto sarà assunto in un certo punto, chiamiamolo per comodità x con 1, punto di minimo assoluto. Avremo quindi che f di x con 1 è un minimo assoluto. Questo appartiene all'insieme immagine ed è tale che f di x con 1 è minore o uguale a tutti gli elementi b, chiamiamo b gli elementi dell'insieme immagine. Non tutte le funzioni hanno un massimo e un minimo assoluto. Ad esempio, la funzione f di x uguale, la funzione f di x uguale a 1 su x non ha né massimo né minimo, perché è una funzione illimitata. Se la funzione è illimitata, non esiste massimo e non esiste minimo. Infatti, come sappiamo, questa funzione è rappresentata graficamente da un'iperbole equilatera. Noi sappiamo che x uguale a 0 è un asintoto verticale, il che vuol dire che non possono esistere massimi assoluti perché la funzione tende a più infinito, da destra e a meno infinito da sinistra. Quindi, se tende a più infinito e illimitata superiormente, non può esservi massimo assoluto, e se tende a meno infinito, da sinistra, è illimitata inferiormente, quindi non può esservi minimo assoluto. Analizziamo il grafico di questa funzione che presenta due asintoti orizzontali. È una funzione fatta così. E cioè una funzione tale che il limite per x che tende più infinito di questa funzione è, chiamiamo L grande. Quindi y uguale L è asintoto orizzontale destro. E d'altra parte il limite per x che tende a meno infinito di f di x uguale a, chiamiamolo L piccolo. Y uguale ad L è asintoto orizzontale sinistro. L'insieme delle immagini, l'immagine di A, dove in questo caso A è il dominio ed è dato da tutto R, noi assumiamo che sia dato tutto R, è l'intervallo aperto L piccolo L grande.
L piccolo e L grande non sono mai raggiunti da questa funzione. Questo vuol dire che L è estremo inferiore della funzione o l'estremo inferiore dell'insieme immagine, mentre L grande è l'estremo superiore. Di f di a. Questa funzione non ammette minimo e non ammette massimo, ammette estremo inferiore ed estremo superiore. L grande non è un massimo perché non appartiene all'insieme delle immagini, cioè il valore L non è assunto dalla funzione in nessun punto x. Parimenti, L piccolo non può essere un minimo perché non è assunto, non è un valore assunto dalla funzione, non appartiene all'immagine di A. Supponiamo che il dominio della funzione, lo chiamiamo A, sia l'intervallo aperto A, B. Quindi A e B non sono inclusi e supponiamo che la funzione sia crescente nell'intervallo AB. Quindi questa è una funzione limitata ed è limitata inferiormente da questo valore che chiamiamo L piccolo ed è limitata superiormente da questo valore che chiamiamo L grande. Quindi l'insieme immagine, l'immagine di A è l'intervallo aperto L piccolo L grande. L piccolo non è il minimo della funzione, L grande non è il massimo della funzione. L piccolo non può essere un minimo perché non è assunto dalla funzione in A. In A la funzione non esiste. L non appartiene all'immagine di A, quindi non è un minimo assoluto di A. Questa funzione non ha minimo assoluto. L è un estremo inferiore, quindi questa funzione ammette un estremo inferiore, che non viene mai raggiunto, perché man mano che io mi sposto verso sinistra, otterrò dei valori della funzione sempre minori. E questo processo è infinito. Non raggiungerò mai L, pur riducendo sempre il valore che la funzione assume man mano che mi sposto verso sinistra, verso A. Quel L sarà un limite, rappresenta il limite della funzione f di x per x che tende ad A da destra. Ed è, come dicevo prima, un estremo inferiore, è l'estremo inferiore di f di a. L grande non è un massimo perché non appartiene a f di a, ma è l'estremo superiore di f di a e rappresenta il limite per x che tende a b da sinistra, cioè man mano che mi sposto verso destra, avvicinandomi a B, la funzione assume valori sempre maggiori, ma questi valori non raggiungeranno mai L grande. Quindi L grande è un estremo superiore ed è il limite per x che tende a B da sinistra di f di x. Ora analizziamo invece la stessa situazione dove però A e B sono inclusi e la funzione assume il valore L piccolo e L grande in A e B rispettivamente.
In questo caso abbiamo allora che la funzione assume il valore L piccolo, quindi questo è f di a, f nel punto a, e L grande è il valore che la funzione assume in B. Quindi l'insieme delle immagini in questo caso è L piccolo L grande, dove L piccolo ed L grande sono inclusi. In questo caso possiamo dire che L piccolo ed L grande sono effettivamente minimo e massimo assoluto della funzione. L piccolo è il minimo assoluto di f, L grande è il massimo assoluto di f. Allora, minimo assoluto, massimo assoluto, minimo assoluto, massimo assoluto. Supponiamo che il dominio sia limitato per pura semplicità. Ecco, questo è un caso in cui la funzione presenta un minimo assoluto in corrispondenza di due punti, possiamo chiamarli x con 0 x con 1, x con 0 e x con 1, e presenta un massimo assoluto in corrispondenza di due punti che chiamiamo x con 2 ed x con 3. X con 0 è punto di minimo assoluto, è un po' più spostato, ma va bene. X con 1 è un punto di minimo assoluto, X con 2 è un punto di massimo assoluto, X con 3 è un punto di massimo assoluto. Specifico che si parla di punto di minimo o massimo assoluto, e ci si riferisce alla scissa, quindi a x, mentre parlando di minimo o massimo assoluto ci si riferisce all'ordinata, cioè al valore assunto dalla funzione. Quindi x con 0 e x con 1 sono punti sull'asse della scissa di minimo assoluto, x con 2 x con 3 sono punti di massimo assoluto, i minimi assoluti invece sono f di x con 0 ed f di x con 1. F di x con 0, che è uguale a f di x con 1, sono minimi assoluti, e d'altronde f di x con 2, che è uguale a f di x con 3, sono massimi assoluti. Spesso in matematica si utilizza l'espressione estremante per indicare o un punto di minimo o un punto di massimo.
se x con 0 è un estremante, allora o è un punto di minimo o è un punto di massimo. Esiste un teorema che ci permette di capire se una funzione ammette o non ammette massimo e minimo assoluti. Come abbiamo visto, una funzione può non avere massimo e minimo assoluti, o perché è una funzione illimitata, o perché presenta estremo inferiore o estremo superiore, ma non massimo e minimo assoluto. Ora, questo teorema, noto come teorema di Weierstrass, ci fornisce delle condizioni sufficienti per poter affermare che la funzione, nell'intervallo considerato, ammette massimo e minimo assoluti. Sia f è una funzione continua in un intervallo chiuso e limitato a b. Questa è l'ipotesi. Funzione continua in un intervallo chiuso e limitato a b. Allora, e qui viene la tesi, esistono due punti x1, x2, anzi potremmo dire almeno due punti x1, x2 appartenenti ad a b, tali che f di x è compreso tra f di x1 ed f di x2, per ogni x appartenente ad a b. Che vuole dire in parole povere che la funzione nell'intervallo a b ha minimo e massimo assoluti. Infatti f di x1 minore o uguale f di x per ogni x appartenente ad AB vuole dire che x1 è un punto di minimo assoluto, per definizione di minimo assoluto. Invece la parte di destra, f di x2 maggiore o uguale f di x, ci dice che x con 2 è un punto di massimo assoluto. Quindi se la funzione gode di questa proprietà continua in un intervallo chiuso e limitato, noi siamo sicuri che massimo e minimo assoluti esistono. Se non gode di queste proprietà, cioè se almeno una di queste non vale, allora non sappiamo, non possiamo dire a priori se la funzione ammette massimo e minimo assoluti, cioè se la funzione non è continua, oppure non è definita in un intervallo chiuso, oppure non è definita in un intervallo limitato, non possiamo dire con certezza che ammetta massimo e minimo assoluti. Ad esempio, se noi abbiamo una funzione non continua in un intervallo chiuso e limitato, potrebbe anche non avere massimo e minimo assoluto. Infatti, prendiamo A e B, consideriamo questo intervallo chiuso e limitato, quindi includiamo gli estremi. Però la funzione non è continua. Ad esempio è fatta così. Qui chiamiamolo x con 0, sia un punto di discontinuità. La funzione è fatta così. In x con 0 assume il valore, un certo valore, f di x con 0, e poi è fatta così, per cui la funzione è limitata superiormente e inferiormente. Si tratta di una funzione definita tra a e b, discontinua in x con 0, illimitata, in b assume un valore, quello che vogliamo, ad esempio questo, quindi è definita anche in b, ma è illimitata. È illimitata. È limitata superiormente ed è anche limitata inferiormente. Funzione discontinua, x con 0 e b sono punti di discontinuità, ma la funzione è definita su tutto a b, però non è continua. Prendiamo un altro esempio. Supponiamo che la funzione sia sì continua, ma in un intervallo non chiuso. Allora,
concentriamoci sull'intervallo AB, dove A e B non sono inclusi. E la funzione, ad esempio, è fatta così. È una funzione continua, l'intervallo è limitato, però non è chiuso, è aperto. Cioè la funzione non è definita in A e non è definita in B. Quindi non valgono le condizioni del teorema di Weierstrass perché la funzione non è definita in un intervallo chiuso. Questo è un intervallo aperto e quindi se non valgono le condizioni del teorema di Weierstrass noi non siamo sicuri che la funzione abbia massimo e minimo. In particolare questa funzione che noi analizziamo non ha massimo assoluto e non ha minimo assoluto. Perché? Perché, come abbiamo visto prima, L, che è il limite per x che tende ad A da sinistra, il limite della funzione per x che tende ad A da sinistra, L grande, questo L grande è un estremo superiore e non è massimo assoluto, perché la funzione non assume il valore L in A. Quindi questo è un estremo superiore. E analogamente a sinistra, scusate, a destra vediamo B e vediamo che il limite per x che tende a B da sinistra è L piccolo. L piccolo che cos'è? È l'estremo inferiore. Un valore che non viene mai assunto dalla funzione. Il valore di tendenza quando x tende a B da sinistra. Il limite L piccolo, estremo inferiore. In questa funzione non c'è massimo assoluto e non c'è minimo assoluto. Altro esempio. Immaginiamo di prendere l'intervallo A più infinito. Quindi qui abbiamo l'intervallo A più infinito. Il suo complementare è aperto, perché il suo complementare è meno infinito A, e quindi questo vuol dire che A più infinito è chiuso. Però non è limitato, è illimitato. E noi immaginiamo che la funzione sia crescente e illimitata superiormente. Allora questo vuole dire che non sono soddisfatte le condizioni del teorema di Weierstrass perché la funzione è continua, la funzione è definita in un intervallo chiuso ma non in un intervallo limitato. E quindi la funzione potrebbe non avere massimo e minimo, in questo caso particolare la funzione non ha massimo assoluto. In questo caso particolare ha bensì minimo assoluto. A è un punto di minimo assoluto. Ma potremmo anche considerare il caso di una funzione che non ha né massimo né minimo assoluto. Basta considerare una funzione che oscilla e le oscillazioni diventano sempre più grandi. Per cui la funzione non ammette né massimo assoluto né minimo assoluto. Le oscillazioni diventano sempre più grandi e la funzione è illimitata sia superiormente sia inferiormente. Allora torniamo al teorema di Weierstrass. Il teorema di Weierstrass ci dice: se tu hai queste tre condizioni, funzione continua, intervallo chiuso, limitato, allora sei sicuro che esistono il massimo assoluto e il minimo assoluto. E noi sappiamo che massimo assoluto e minimo assoluto possono essere assunti dalla funzione in più punti, non necessariamente in un unico punto, possono esserci più punti di massimo assoluto e più punti di minimo assoluto.
il teorema dei valori intermedi, teorema 2 dei valori intermedi, ci dice qualcosa di più, ci dice che se valgono le ipotesi del teorema di Weierstrass, quindi funzione definita continua in un intervallo chiuso e limitato a b, e noi sappiamo che questo vuol dire che esistono minimo e massimo assoluti, allora la funzione assume almeno una volta tutti i valori compresi tra il massimo e il minimo. Quindi, se valgono le ipotesi del teorema di Weierstrass, prendiamo A e prendiamo B, intervallo chiuso e limitato, funzione continua, può essere qualsiasi, ma se è continuo, intervallo chiuso e limitato, esistono sicuramente massimo e minimo assoluti. Qui abbiamo il massimo e qui abbiamo il minimo assoluto. Questo teorema 2 dei valori intermedi ci dice che la funzione, che ha un insieme immagine dato da m piccolo, che il minimo è m grande, quindi ha un insieme immagine dato da questo insieme, assume tutti i valori compresi tra m piccolo ed m grande. Infatti, prendendo un qualsiasi punto di questo segmento, ad esempio questo, ebbene questo valore è assunto almeno una volta dalla funzione in un qualche punto. Infatti è assunto addirittura in 3, anzi no, addirittura in 4 punti. È assunto in A, è assunto in questo punto, chiamiamolo x con 0, poi è assunto qui x con 1 e poi è assunto anche qua. Ecco, qui ho disegnato male, perché messa così non è neppure una funzione, perché torna indietro e quindi questo non va bene. Allora cerchiamo di rappresentarla in modo un po' migliore. Così, ecco, più o meno, così va meglio. Ecco, allora dicevamo che anche in questo punto x con 2 si assume questo valore, chiamiamolo k, e così vale per qualsiasi valore dell'intervallo m piccolo e m grande. Il teorema dei valori intermedi ci assicura che se valgono le ipotesi del teorema di Weierstrass, la funzione assume tutti i valori. Ma la funzione deve essere continua in un intervallo chiuso e limitato. Se così non è, questo non vale. Non vale necessariamente. Giusto per fare un esempio, se la funzione non è continua, quindi prendiamo b, supponiamo che sia ad esempio chiuso e limitato, ma se la funzione non è continua, ad esempio qua, innanzitutto non siamo sicuri che esista massimo e minimo assoluti, ma pur ammettendo che esista massimo e minimo assoluti, come in questo caso abbiamo m massimo assoluto, abbiamo m piccolo minimo assoluto, ma la funzione non assume tutti i valori compresi tra m piccolo ed m grande. M piccolo e m grande è l'insieme immagine, ma ad esempio, se noi prendiamo questo punto e quindi qui la quota è k, vediamo che la funzione non assume questa quota k per nessun valore di x. Non sono soddisfatte appunto le ipotesi del teorema di Weierstrass. La funzione non è continua. Qui è bene mettere un circoletto chiuso, altrimenti la funzione non è neppure definita. Qui chiamiamo x con 0, la funzione è definita, assume questo valore f di x con 0, ma non è continua.
Ecco allora che abbiamo, per così dire, un buco, la funzione non assume tutti i valori compresi tra m piccolo e m grande. Quindi se non valgono le ipotesi del teorema di Weierstrass, non siamo sicuri, non possiamo dire con certezza che la funzione f abbia massimo e minimo assoluti. E allo stesso tempo non possiamo dire con certezza che la funzione assume tutti i valori compresi tra il massimo e il minimo. Se non valgono le ipotesi del teorema di Weierstrass, la funzione potrebbe avere o meno minimo e massimo assoluti, potrebbe assumere o meno tutti i valori compresi tra il massimo e il minimo, se esistono.